Alla Fondazione Cini si apre una mostra dedicata al vetro, ma non il vetro classico che siamo abituati a vedere a Venezia, un vetro particolare, un vetro d'artista, un vetro che è stato usato da molti, moltissimi artisti per le loro opere. Non ce l'aspettereste mai, ma tutto sommato questa è una buona occasione per venire a vedere cosa gli artisti, e non soltanto gli artisti di arte povera, artisti che hanno usato il vetro in mille modi, sono riusciti a fare. Mario Codognato, che è il curatore di questa mostra, Fragile col punto di domanda. Perché il punto di domanda? Ma il punto di domanda, perché chiaramente la fragilità è una delle, diciamo, delle qualità, o se vogliamo, dei difetti del vetro, che forse è anche quello che rende il vetro uno dei materiali anche più metaforici, se vogliamo, no? Parliamo sempre di fragilità, fragilità delle persone, fragilità del pianeta, fragilità di ogni genere, e il vetro, diciamo, è il materiale che forse rappresenta di più questo status, diciamo. Il punto di domanda è per invece allargare il discorso ad altre qualità del vetro e anche dell'uso di queste qualità che è stato fatto da parte degli artisti, come potrebbe essere la trasparenza, la duttilità e anche addirittura diciamo, nell'immaginario collettivo, il suono che il vetro fa quando si rompe, tutto quello che ne consegue, oppure come per esempio nella mostra ci sono alcuni lavori che sono fatti bottiglie, no? C'è tutta quella tradizione anche letteraria, diciamo, del messaggio nella bottiglia che il naufrago butta in mare nella speranza che qualcuno lo legga prima o poi. Da Duchamp, che ha cercato di raccogliere l'aria di Parigi nella famosissima ampolla, opere di Kossuth, di Beuys, l'artista dell'arte povera. Un'opera molto interessante che sembra fotografata, non ce ne accorge vedendola, come un bellissimo bouquet di rose. Dentro a queste ampolle di vetro ci sono come dei palloncini che si muovono, e questi palloncini, il fiore, racconta una storia. L'opera si chiama Migranza. È un'opera di un artista francese che si chiama Sidi de Comar, che negli ultimi anni ha raccolto delle testimonianze di profughi, quindi di migranti costretti a cambiare patria, diciamo, a cambiare paese a causa delle guerre o di altri generi di persecuzioni, e appunto, o semplicemente per motivi economici, appunto, seri, come lo sappiamo, e ha raccolto le testimonianze di questa odissea, non solo fisica ma anche psicologica, nel passare appunto da un modo di vita a un altro, e ognuna di queste bottiglie in qualche maniera rappresenta ciascuna di queste persone, e noi possiamo ascoltare il racconto che esce da questa bottiglia. Questo cuore pulsante che appunto è all'interno della bottiglia, al posto del famoso messaggio di cui parlavamo prima, ed è un'opera molto interessante. Io ci tenevo che ci fosse anche un'opera di quest'anno, quindi anche un'opera, ci tenevo che ci fosse un'opera fatta e pensata molto recentemente, che riguardasse proprio l'attualità che stiamo tristemente vivendo. Damien Hirst, un suo teschio messo in una posizione particolarissima che soffia su alcune palline che sono degli occhi, insomma la sua maniera molto giocosa di raccontare una sua opera, e anche lui si cimenta con il vetro. Damien Hirst in realtà poi ha usato moltissimo il vetro durante la sua carriera, certamente nella costruzione di queste famose teche, questi contenitori, per esempio quelli più famosi sono quelli che contengono la formaldeide con poi appunto gli animali al suo interno, però ha anche usato spesso il vetro come questa membrana trasparente che ci fa vedere, diciamo, in qualche maniera filtra la realtà, ci fa da barriera e allo stesso tempo ci fa vedere cosa c'è
al suo al di là, e in molti lavori, come questo appunto che sta in mostra, anche come un po' un oggetto contundente, che quindi ci crea uno stato psicologico di attenzione o di pericolo, che in qualche maniera aggiunge una valenza ulteriore già a queste, diciamo, a queste immagini molto molto drammatiche, come può essere appunto il memento mori del lavoro in mostra. Un'altra caratteristica di questi lavori è la fragilità, da cui il titolo della mostra, ma una fragilità di vetro rotto, spezzato, ricomposto. Moltissimi artisti usano la materia vetro in frammenti, per cui tutto un discorso di, a parte la fragilità della ricostruzione, dell'impossibilità della ricostruzione. È una delle opere più belle, molto nota ma sempre affascinante e tragica, è quella di Boyce. Boyce era molto legato alla città di Napoli, aveva sempre considerato, diciamo, diceva sempre che nella vita precedente probabilmente era napoletano, sempre stato molto da tedesco. Assolutamente, anche a questa città così, diciamo, questa città molto moderna allo stesso tempo così antica, diciamo, una città che quasi non era. E quando ci fu il terremoto dell'Irpinia all'inizio degli anni Ottanta, Lucia Meglio, che al tempo era, diciamo, una dei galleristi di punta della città, aveva fatto un appello a tutti gli artisti con cui ha lavorato, tra cui Boyce, ma anche Warhol, Rauschenberg, Richter e molti altri, di creare e donare un'opera, diciamo, a testimonianza del dramma del terremoto, che poi sono state tutte raccolte e messe insieme alla collezione del terremoto che è visibile alla Reggia di Caserta. E appunto Boyce fece questa eccezionale installazione che si chiama Terremoto in Palazzo, in cui appunto la fragilità non solo degli esseri umani, ma anche penso, la fragilità del pianeta, cioè che basta una scossa tellurica per cambiare un paesaggio, anche un paesaggio millenario, attraverso i frammenti di vetro di questi vasi che lui ha utilizzato, ricostruisce, diciamo, appunto questo senso di precarietà, che chiaramente una situazione come quella del terremoto fa vivere. Ma dal titolo Terremoto in Palazzo chiaramente c'è sempre, come spesso in Boyce, anche un elemento, diciamo, maieutico e se vogliamo anche ottimistico, diciamo. Il terremoto per lui poteva anche essere il punto di partenza per un nuovo modo di immaginare, diciamo, la politica. Il palazzo da cui si riferisce chiaramente è il palazzo quello che consideriamo noi nel senso italiano, immagino. E dietro le sue spalle, per finire, un'opera di Pennone, che tra l'altro Pennone lavora con gli alberi, qui abbandona gli alberi per convogliare il fuori e il dentro attraverso un parallelepipedo di cristallo che buca la finestra, raccoglie i suoni e l'aria e il caldo, il freddo dell'esterno per portarlo all'interno, che è un'altra maniera di lavorare con la natura che Pennone ha sempre seguito. È un lavoro straordinario questo di Pennone, riesce veramente a fare dell'aria e quindi uno degli elementi, diciamo, assieme all'acqua, al fuoco e alla terra, uno dei elementi primordiali, un'opera. È veramente straordinario l'interazione con l'ambiente, quindi anche è un'opera che coinvolge tutti i sensi, perché non solo la vediamo, la possiamo anche sentire al tatto in qualche maniera, perché il vento che, se ci mettiamo davanti, sentiamo proprio l'aria che ci tocca, e chiaramente anche l'udito, perché sentiamo i suoni amplificati di quello che sta fuori. Grazie. A lei.